e quindi questa coppia fino a un mese e mezzo fa avrebbe vissuto e creduto di poter vivere serenamente come una famiglia in formazione qui ad Acireale, perché il fratello Vincenzo ha deciso di sposare la donna con cui ha scelto di vivere questa storia d'amore molto seriamente. Quindi non è, come dire, un uomo che ha, come dire, abusato della fiducia di una donna o viceversa, è una storia di una famiglia che si sta formando, giusto Carmelo? Ma confermo in pieno quello che tu dici, anche perché lo conosci bene, quindi insomma sai che appunto ha preso questa decisione. Guarda, è una persona veramente per bene, ha fatto il suo lavoro di carità e lo ha fatto in pieno, e infatti ne parlano tutti bene, e anche la signora è una signora molto per bene, molto mite, e quindi, come tu dici benissimo, si è passato da un amore verso il divino a un amore più terreno, ma sempre amore, per cui quello che ha dato un po' fastidio è il fatto che questo gossip, perché prima è uscito come gossip, poteva indiciare l'opera caritatevole della